tutti, ben ritrovati in questo nuovo video del venerdì. Allora, come state? Tutto bene? Io sto bene, finalmente spero sia superata la fase influenze varie, c'è ancora qualche raffreddore in giro, però tutto superabile. Per il resto va più che bene, il corso procede, certo pubblico pochi contenuti nel canale, di questo mi scuso, però cerco di essere comunque presente, per esempio pubblicando foto su Instagram e anche storie soprattutto, e poi anche qui sul canale YouTube c'è questa sezione dove si possono pubblicare dei post, e quindi cerco di essere, sto cominciando ad essere attiva anche qui. Non so se per esempio ieri l'avete notato, giovedì ho pubblicato di sera una foto al ritorno dal corso perché mi era arrivato un pacco che però non ero riuscita ad aprire, perché dovevo appunto andare al corso, e poi l'ho aperto ieri sera, ma sapevo bene o male che cosa era perché aspettavo appunto un pacco, e quindi ma ve ne parlerò, insomma, ieri sera ho pubblicato una foto e adesso ve ne parlerò meglio durante il video. Prima però c'è un moscerino, prima però voglio farvi vedere le cose che ho comprato questo venerdì. C'è una piccola novità, ma è di stagione, insomma, bene o male le cose di stagione si sanno quali sono, però l'ho comprate perché voglio fare la Macedonia. Che cosa possono essere se non le fragole? Le ho messe già nel contenitore perché le fragole sono un frutto così delicato che se non si tolgono subito dalla plastica, in questo caso le ho messe in una busta di carta, però se non si tolgono subito finiscono per rovinarsi, quindi le ho messe già in questo contenitore pronte per essere sciacquate brevemente, non vogliono un getto d'acqua addosso, se no appunto si rovinano. Insomma, è un frutto proprio delicatissimo ed estremamente anche buono. Quindi una volta lavate le faccio asciugare su un telo e poi farò la Macedonia. Spero di riuscire a farla entro le 2, è già quasi mezzogiorno, così per già i ragazzi l'avranno pronta così nel pomeriggio per fare merenda. Poi finalmente la bella stagione si sta avvicinando, insomma siamo ormai quasi a primavera, anche se il vento che c'è qua da noi io non lo so ancora, chiede conto, si dice dalle mie parti, insomma vuole delle risposte, vuole dirci che è presente, ecco, quindi c'è questo vento freddo che ancora dice ancora la primavera non è proprio vicina vicina, anche se al sole si sta benissimo, se non fosse per questo vento appunto si starebbe benissimo. Dicevo, tempo buono in avvicinamento e quindi si comincia a cambiare già menù, si cercano cose un pochino più fresche, e quindi pomodori. Già cominciamo con, avevo questa voglia di insalata di pomodori, quindi oggi ho preso questi pomodori da insalata, il San Marzano credo che sia questo, anche se sono piccolini, scusate ve lo faccio vedere bene, ecco, ce n'è qualcuno un po' troppo maturo per i miei gusti, me li ha messi, giustamente quando si compra mettono un po' quello, fanno un po' di misto, però tutto su questi li farò adesso prima, ecco, prevedo addirittura di fare adesso per il pranzo un'insalata, non lo so ancora, vediamo. Poi ho preso le zucchine, un chilo di zucchine, un euro, quindi sono in totale 2, 4, 5, sì, sono venute, sono belle cicciotte, quindi 5 zucchine. E poi ho preso 3 broccoli siciliani, ma di belli cicciotti, e allora uno era 1,50 euro, se ne prendevo 2, 3 venivano 2 euro, e quindi non me lo sono lasciato sfuggire, 3 bei broccoli siciliani. Questi sicuramente adesso li vado a sistemare, a fare, a spuntare ogni cima, e quindi anche questi li andrò a lavare e poi vediamo come cuocerli. Mi sta piacendo molto la cottura a vapore e quindi magari prevedo di farli così. Poi altri acquisti, sì, però dove sono rimasti non me lo ricordo. Eccoli qua. Allora, li ho messi dentro la borsa perché avevo paura che si potessero rompere. Sono dei piatti e vi dico anche perché li ho comprati. Allora, prima di... ecco, sono cadute anche le chiavi. Terremoto.
Allora, ho comprato questi piatti. In realtà li volevo di un altro colore, li volevo più sul nero, ecco, però tutto sommato è comunque un colore di contrasto e quindi vanno bene anche. Allora, è un negozietto dove vendono tutte cose a 1 euro e quindi sono stata già proiettata anche e soprattutto per questo. Con l'esigenza appunto di comprare dei piatti. Piatti così che mi servissero, che mi servono per il canale e anche per i blog, insomma, per quando faccio delle ricette che hanno bisogno di un effetto di contrasto per risaltare appunto ciò che ho preparato. Allora, 1 euro ciascuno. Questo è un piatto fondo con questa colorazione terracotta con questo bordino marroncino. E poi ho preso questo piatto a goccia, non è proprio un bianco, sembra un bianco latte, ecco. Questo qua penso di usarlo per il dessert, ecco. Allora, perché ho comprato questi due piatti? Servirebbe anche un piatto piano. Ora che ci penso? E vediamo, magari ancora non ho deciso cosa fare, ecco, per questo ancora non l'ho presa. Allora, perché ho acquistato questi due piatti? Ah, ho speso 2 euro, 1 euro ciascuno. Ho comprato questi piatti perché, come dicevo, mi servono per il canale, per far risaltare il piatto, ciò che ho cucinato nelle foto. Dicono molto le foto, ecco, insomma, io solitamente non è che ho curato tantissimo la foto nelle mie preparazioni, anche se questo conta moltissimo perché una bella foto richiama l'attenzione, questo è fuori di dubbio. E quindi ho utilizzato sempre quello che comunque ho a casa, però adesso voglio, dove possibile, ricercare qualcosa di più particolare per dare ancora più risalto a quello che faccio, quello che voglio condividere. In questo caso li ho comprati perché è nata una collaborazione con un'azienda siciliana. Tutto nasce da un gruppo Facebook che seguo, gli amanti della cucina siciliana, comunque metto i link giù. L'amministratrice, che già collabora con questa azienda, ci ha fatto la proposta a solo coloro i quali hanno un blog, e quindi dovevamo mettere l'indirizzo del nostro blog, insomma, per collaborare eventualmente con l'azienda. Ho rimesso come altri il mio nome, insomma, il mio blog. L'azienda si è dimostrata disponibile ad inviarci i prodotti, tutti quelli che abbiamo aderito. E quindi ieri mi è arrivato questo pacco. L'azienda si chiama ora ve lo dico perché l'avevo letto. Allora, l'aceto balsamico si chiama Condi Aroma. Il prodotto in sé, però l'azienda è Laudicina, scusate. Allora, già vi ho detto di cosa si tratta. È un'azienda che da 60 anni produce aceti balsamici e anche un prodotto che ho qui in mano che si chiama Gelo 33. È un nettare di Condi Aroma, è a base di zucchero d'uva e aceto di vino. Allora, io non conoscevo questi prodotti, non li sto conoscendo sia attraverso questa pagina e anche adesso che mi hanno mandato i prodotti a casa. Allora, nel pacco ho trovato questa bottiglia di Condi Aroma, aceto di vino e zucchero d'uva. Questo qua è la varietà oro. Ancora è nella sua confezione. Poi questa è la taglia regolare. Una taglia regolare di Gelo 33, questo netto. Che a quanto ho letto è abbinabile con formaggi, anche con frutta e anche per i dolci. Tutta la linea ho letto che è abbinabile anche con i dolci, non solo primi, secondi, anche con i dolci. Quindi già questa cosa stuzzica la mia fantasia su cosa poter preparare. Ovviamente, ma questo penso che già anche senza averlo letto, già nella mia mente c'era l'abbinamento con le arance. Chi ha
almeno qua dalle mie parti, consuma l'insalata di arance solitamente. Io l'ho provato con l'aceto balsamico, ma adesso sono più invogliata a provarlo con questo, perché a quanto se ne parla è particolare. Quindi voglio vedere com'è. Poi, insieme a questi due tagli regolari, sono stati inviati questi campioncini con tutta la selezione, credo, degli aceti balsamici. Allora, c'è la varietà. Questo è una mini taglia del gelo, benissimo. Poi c'è l'aceto balsamico versione argento 12. Io ho intenzione di provarli tutti. Poi questo oro 33, che poi sarebbe quello che ho nella versione regolare, e questo diamante, addirittura diamante 41. Deve essere qualcosa di speciale. E quindi sono contentissima per questa collaborazione. L'unica cosa che ha chiesto l'azienda, che non mi pesa per niente farlo, perché avendo un blog di cucina è il minimo non condividere delle ricette nel mio blog. L'unica richiesta che ha fatto il blog è di appunto condividere delle ricette utilizzando questi prodotti, abbinando questo prodotto. E quindi la mia fantasia, la mia mente è già al lavoro su quale ricettine pubblicare, creare e poi condividere con voi e nel blog, e quindi presto vedrete nel canale qualche ricettina a tema. E quindi sono contentissima di questa collaborazione, sia perché è un onore per il mio blog, per me, far crescere appunto il blog e di conseguenza anche il canale. Sono contenta perché si tratta di un'azienda siciliana e, ove possibile, cercherò di mettere in risalto prodotti siciliani o comunque del sud Italia. Ho già qualche cosa in mente, quindi spero di riuscire a metterlo in pratica. E quindi in questo mese troverete delle ricette a tema con l'utilizzo di questi prodottini. Oltre a questo, allora, un ringraziamento speciale va ad Enza della pagina Diamanti Siciliani, della cucina siciliana. Come vi ho detto, vi metterò giù il link, quindi se volete andare a visitarlo, ci sono molte cose. E comunque non è una, insomma, è una pagina dove si possono pubblicare non solo ricette di cucina siciliana, è una pagina dove si condividono ricette, il piacere della cucina, ecco, soprattutto questo. Quindi un ringraziamento va ad Enza, un ringraziamento speciale va anche all'azienda di Aroma 33, dell'azienda Laudicina. Sono contentissima. Vi lascerò giù nella scheda informativa anche il sito dell'azienda, così potete guardare per conto vostro le aziende, i vari prodotti che produce. Non vedo l'ora di iniziare, di mettermi subito all'opera. Infatti prevedo che già domani sabato cercherò di fare la prima ricetta, se andrà a buon fine, perché giustamente andrà assaggiata. Se la combinazione degli ingredienti che ho in testa sarà di mio gusto, la condividerò con voi. Ok, detto ciò, metto da parte queste cosine. Il video penso che sia finito qui. Adesso io vado a preparare, perché il pranzo ormai è vicino, come vi ho detto prima, è già quasi mezzogiorno, quindi non mi resta che salutarvi. Un bacione grande, un abbraccio e noi ci vediamo presto. Ciao!